Invece che pensare al mercato, all'Ancona basterebbe guardarsi in casa per accorgersi di avere già in attacco giocatori che fanno il caso suo, come Gianluca Adami, 2 gol e un assist contro la malcapitata San Giustese, e i dorici passeggiano 4-1 al comunale di Villa San Filippo. Troppo giovane e arrendevole la squadra allenata da qualche giorno da Falcetta, troppo forte e determinata quella di Lelli. Così, nonostante le assenze, i biancorossi archiviano la pratica in appena un quarto d'ora. All'ottavo, Arcolai devia di testa sul palo un angolo di Santoni. Il tap-in vincente è di Malavenda, ancora in vantaggio grazie al suo capitano. Fuori Mattia Santoni, Lelli si affida al 4-4-2. Al fianco di Genchi gioca Adami. Al 14esimo cross da sinistra di Belelli e deviazione di testa dell'ex San Giustese per il raddoppio. Partita insurge la Torre. La riscalda nel finale di primo tempo Giuseppe Genchi. Il bomber sa che di questo passo in campo ci rimarrebbe per qualche altro scampolo e decide di mettere il suo sigillo alla gara. Al 35esimo calcia sull'esterno della rete, ma al 41esimo non sbaglia e, imbeccato da Adami, batte Palmieri con un diagonale di sinistra. La ripresa è una pura formalità. Dopo 120 secondi Nardone impegna Palmieri, che salva anche su Genchi, pronto a ribadire in rete. Al 20esimo Allegretti spaventa Recchi e suona una fredda riscossa per la San Giustese. Sull'angolo che ne segue il numero 9 fosforescente tenta la rovesciata e rovina il suolo. Per l'arbitro è rigore che Crocieri non fallisce. Alla mezz'ora Recchi, altro ex di turno, smanaccia un maligno cross di Lattanzi. Le flebili speranze di rimonta San Giustese vengono però definitivamente spente ancora da Adami. Troppo facile al 35esimo spedire in rete un assist di Arcolai, terzo ex della partita. Nel finale c'è spazio ancora per Recchi, che si fa trovare pronto su una punizione di Montanari, e poi anche per Palmieri, che si impegna come può per fermare un pallonetto di Nardone. Più facile di così per l'Ancona si muore. Vetta ancora in tasca e duello con la Fermana che prosegue.